Buongiorno, ben ritrovati in questo spazio dedicato alla cultura. Io sono davvero molto contenta perché oggi abbiamo un ospite importante. Lui è venuto per parlarci di un grande progetto che il comune di Calcinato ha voluto e ha sostenuto caldamente insieme all'assessorato appunto alla cultura. Lui è Cristian Martinelli. Buongiorno. Buongiorno. Io dicevo che sono molto contenta, questo progetto si chiama Calcinart, che già il nome è un bel programma, e la cosa che mi è piaciuta tanto è che è arte a chilometro zero. Esatto. Allora, partiamo da qua. Sì. Questo progetto, lo raccontiamo un po'. Sì, questo progetto nasce da un'idea concepita in piena pandemia, quindi stiamo parlando del 2020, quando eravamo tutti un po' fermi. Quindi tutti un po' bloccati. E avevamo tempo per pensare. Ci sta. Però l'approccio che ho avuto io con gli eventi c'è stato un attimino prima, un annetto prima, verso il 2019, quando ho dovuto organizzare le presentazioni del mio libro. Quindi in questo periodo ho incontrato più persone di Calcinato, quindi perché stiamo parlando di proprio arte chilometro zero, tutta dedicata al comune di Calcinato. Esatto. E che come, ripeto, ho incontrato persone che come me, oltre al lavoro di tutti i giorni, condividevano una passione artistica. C'è chi scriveva come me, chi suona, canta, chi dipinge. Che però allo stesso tempo non avevano mai o quasi mai esposto, non si erano mai fatti conoscere. Chi per semplice imbarazzo, un po' di timidezza, è ci sta, semplice, è vero, esporsi è difficile. E chi magari invece con la classica frase lo faccio solo per me, okay. E non si sono mai fatti conoscere. Però io ho pensato che il motivo principale fosse che non gli è stata data un'opportunità, non hanno avuto un'opportunità. E Calcinart, la prerogativa di Calcinart è proprio quella di dare un'opportunità a queste persone di farsi conoscere. Dargli un palcoscenico, esatto, giusto? Un palcoscenico per mostrare le loro creazioni e allo stesso tempo dare l'opportunità alle persone di Calcinato, esatto, di bearsi, diciamo così, della, sì, bellezza dell'arte e scoprire restando, anche, esatto, restando nel proprio paese innanzitutto e poi non per forza di cose con un artista affermato che magari, ma anche perché a volte questi artisti non sono affermati perché non si sono mai esposti, esatto, e non hanno avuto mai neanche la possibilità, l'opportunità di presentarsi davanti a un pubblico, esatto, quindi non, esatto, sanno esattamente qual è il percorso, invece in questo caso gli viene offerta questa possibilità, infatti, di dimostrare cosa sanno fare e molto spesso si scopre delle gran belle cose. Esatto, perché poi chiaramente con i social poi vai a vedere, a curiosare, esatto, è vero, e ci sono persone che veramente fanno cose molto belle, molto particolari. Io a volte dico fanno delle cose spaziali, ma esatto, perché io non saprei neanche da che parte cominciare e loro riescono a realizzare. Esatto, si mettono lì a casa, fanno qualcosina e poi un bozzetto nel cassetto e non lo fanno mai vedere ed è un peccato, è uno spreco secondo me. Assolutamente. E quindi ho cominciato a contattare l'assessore alla cultura, che è Viviana Ponzoni, perché avevamo già collaborato per altre cose e gli ho proposto questa idea e a loro è piaciuta subito e chiaramente ci è voluto un po' di tempo perché con la pandemia eravamo bloccati, non si quello poteva, sì, fare nulla, quindi l'abbiamo ripresa qualche mese fa e quindi sabato comincerà questa rassegna e tutti siamo molto orgogliosi. Quindi la prima data da segnare è il 3 di settembre, 3 settembre, e da lì partiranno 4 incontri, 4 appuntamenti, esatto, 4 date che adesso Cristian ci racconta. Sì. 4. Allora cominceremo sabato, tardo pomeriggio, sì, alle 17.30 alla Boschina di Calcinato, sì, che è un polo culturale che il comune adesso sta rivalutando. E non so se ne sentite ancora parlare, era un, sì, ristorante, assolutamente, okay, esatto, ne parlavano come ristorante, era uno spazio molto bello, esatto, molto ampio, uh-huh, e con un parco sopra, un parco di, è proprio, diciamo, cioè, che è ben, esatto, ben strutturato per, esatto, poter accogliere questo tipo di eventi e anche resta nell'ambito dell'obiettivo di Calcinato di rivalutare quello, okay, che è oltre del alle territorio, persone, esatto, assolutamente. E quindi sabato partiremo con un'artista molto brava che si chiama Miriam Camossi, uh-huh, di Calcinatese Doc, che dipinge. Sì.
e comincerà alle 18:30, ci sarà un piccolo presentazione dell'artista e ci sarà un aperitivo che non guasta mai, Che quello fa sempre bene al esatto, cuore. e poi sotto il portico della Boschina ci sarà questa mostra che è molto carina, molto particolare. Poi il sabato successivo, che è il 10, ci sarà Matteo Bertoletti, che è sempre un ragazzo di calcinato, che fa disegnatore meccanico, quindi per capirci, Quello che fa davvero di ok? mestiere, Esatto, diciamolo così. però lui ha un'arte molto particolare perché dipinge con la penna Bic. Ed Fantastico. è veramente, io Cioè, quando l'ho. imperdibile No, una è cosa bellissimo. così. Perché quando io lo conosco da molto, però non sapevo. Perché anche per me è stata una riscoperta di persone che conoscevo da tempo, ma non sapevo facessero queste cose. E sono molto particolari e molto belle. Diciamo che lui dalla penna che noi usiamo quotidianamente ne ha fatta un'arte, Esatto, quindi perfetto. immaginatevi questa cosa. È una roba complicatissima, secondo me, Immagino. ma molto, molto. E poi è nuova, è diversa dal Una solito. tecnica nuova. Poi abbiamo la terza artista, che è un'altra ragazza, sempre lei vive a Lonato da qualche anno, ma lei è calcinatese doc, si chiama Maddalena Zeccoli. E siamo sempre nell'ambito della pittura, Sì, però. lei disegna con la tecnica d'acquerello. Perfetto, benissimo. Quindi E anche tre mi sono proposte dimenticato di dire, diverse. esatto, sì, esattamente, c'è anche questa. La varietà nella Esatto, e la proposta. prima mostra si chiamerà Guardiani, la seconda si chiamerà Tratti, quella della Bic. E la terza si chiamerà Profili, perché è Bellissimo. una rappresentazione di donna vista di profilo o in volto della donna. Fantastico. Chiuderemo questa rassegna di settembre con un musicista conosciuto, lui è Perché la calcinato, si chiama. musica non poteva Lui mancare. è un musicista di calcinato, che è 40 anni che suona, e si chiama Ermanno Paganini. Però anche lui, nonostante abbia suonato con vari gruppi sul panorama artistico bresciano, e ha calcinato, si è esibito forse una volta, ma parecchi anni fa, Quindi bisogna e riportarlo quindi su quel esatto, questa cosa di palco. riproporsi nel Nel proprio proprio paese, paese. dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista come calcinarte, può essere una cosa innanzitutto stimolante per chi. Vero, assolutamente. Magari c'è È qualcun vero. altro che fa cose e non è mai Può essere partito. là per Esatto. E in effetti partire. ci sono già arrivati, e di questo siamo molto orgogliosi, richieste per una data. Purtroppo per il momento siamo pieni, ma non si sa mai, Si potremmo sa mai, si anche sa mai, anche perché io so che questo è settembre, ma già per ottobre stiamo pensando, o meglio, è già in allungare. Sì. programma, Esatto, diciamolo, manca solo la locandina, quella definitiva, Ecco come. quattro date nuove, e questa Esatto. volta però ci dedicheremo all'ambito della scrittura per tre appuntamenti, ed uno sarà dedicato di nuovo alla musica. Esatto, ci sarà il mese di ottobre, con altre quattro date, e apriranno tre scrittori e chiuderà un altro musicista. Ecco, i nomi ci sono già, ma non, Non diciamo, si possono non è svelare. ancora ufficiale, ma a breve su tutti i nostri Ok. canali social presenteremo Locandina. Allora, diamo qualche indicazione perché c'è una pagina Facebook e una Esatto, pagina e una pagina. Instagram che potrete Esatto, seguire, così non perdiamo nessun tipo di appuntamento. bravo. Anzi, Esattamente. domanda che di solito ci fanno, dobbiamo prenotarci per questi No, ecco, appuntamenti? l'ingresso è libero Gratuito, e lo fantastico. spazio è grande, e Ci soprattutto per quanto stiamo. riguarda la Boschina, essendo una mostra, È gestibile, esatto, al di insomma. là Perfetto. della presentazione iniziale, anche comunque c'è spazio per tutti, poi è come andare a visitare una mostra, quindi si Quindi ognuno riesce. farà il proprio percorso in completa sicurezza per tutto il rispetto delle normative anti-Covid ancora in Anche vigore. perché fortunatamente ce ne sono Esatto, pochissime, quindi le poche quasi restrizioni però diciamo che ci nulle, permettono di e diciamo incontrarci che adesso. ricominciamo a vivere un attimino, Ripartiamo. ricominciare con l'arte penso sia la cosa migliore. Allora, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Grazie, Attendiamo bocca al la lupo. locandina di ottobre, anche perché Certamente. come liberare saremo un po' curiosi di scoprire questi nuovi scrittori Sì, locali, quindi ci locali, piace la ricordiamo. cosa. E grazie davvero per quello che Grazie a fate, te, perché è grazie a stato voi un per bellissimo l'opportunità. progetto. Grazie mille ancora. Ci saranno, sono sicura, altre 1000 date. Speriamo, ce lo auguriamo. A presto, ciao ciao! Ciao.